Le caratteristiche dei coach, degli allenatori, dei personal trainer sono quanto sono importanti nel raggiungimento dei risultati? Ecco, probabilmente il tecnico, diciamo, vecchia maniera è quello che si interessava e si interessa un po' troppo degli aspetti fisiologici, un po' troppo degli aspetti tecnici e molto poco degli aspetti mentali e psicologici. E oggi parliamo di questo, cerchiamo un po' di raccontare che cosa avviene, quali sono le connessioni che effettivamente ognuno di noi dovrebbe andare a capire e a ragionare. Allora, su questo voglio anche introdurre, intanto se ci siete mettete qualche like o qualche cosa, non posso vedere adesso perché devo essere veloce nella diretta, ma almeno fatemi vedere che ci siete. Ciao a tutti. Ogni mattina, insomma, alle 7:15 cerchiamo di parlare di argomenti che poi siete stati voi stessi a segnalarmi. Allora, su questo oggi non ci sono slide, ma voglio presentare tre persone perché sono legate a questi aspetti. Allora, la prima persona che ovviamente lega gli aspetti mentali all'allenamento non poteva che essere uno psicologo dello sport che fa parte della nostra Sport Science Academy, lo presentiamo, ed è Mauro Lucchetta, che nell'Academy è un influencer, ovvero quella persona che entra nella Sport Science Academy, insomma, se non sapete, il livello top di chi fa i percorsi, chi entra nel team con me, si entra, diciamo, dai corsi ordinari di allenamento, di power, di HIT, eccetera. Dopodiché, quando si è arrivati a un livello più alto, si entra nel top, nell'Academy, dove 24 ore al giorno siamo collegati, connessi, studiamo, capiamo, io porto esperti di livello nazionale e internazionale di tante tematiche, vuoi medicina, psicologia, fisioterapia, nutrizione e quant'altro. Bene, Mauro Lucchetta è uno psicologo dello sport, andate anche a guardare la sua pagina che trovate su Facebook e su YouTube. Allora, torniamo un attimo a bomba. Mettiamo il caso che voi siate allenatori di che cosa? Magari di sport individuali o di sport di squadra. Allora, dalle ricerche scientifiche cosa è nato? È nato che ci sono dei comportamenti, dei coach che poi portano a dei risultati ed altri comportamenti che non portano ai risultati. E questi risultati non sono dipendenti dalle caratteristiche fisiologiche degli atleti. È stato misurato più volte che atleti con le stesse caratteristiche fisiologiche poi non ottenevano risultati in campo, nella prestazione o nella continuità. Perché? Perché l'aspetto anche motivazionale legato all'approccio dell'allenatore faceva una grandissima, enorme differenza. C'erano atleti che erano stati infatti allenati anche all'automotivazione ed altri invece che non avevano questo approccio, perché l'allenatore aveva sempre una conduzione molto direttiva, molto obbligata, dove non faceva trapelare neanche mai un suggerimento, un elogio, un'approvazione in un comportamento corretto, anche devo dire creativo sul momento, in una strategia, o meglio, più che una strategia, una tattica che in quel momento veniva eseguita dal proprio atleta, ma si andava a focalizzare fortemente sulle cose che quell'atleta sbagliava, una cosa che purtroppo capita anche da molti genitori. Quindi molte volte la comunicazione, quindi anche come dire le cose, fa una grande differenza, e questo è un aspetto importante che bisogna includere nei programmi di allenamento sia per i coach che per gli atleti. Perché poi la comunicazione deve essere efficace, ovviamente bionivoca, quindi l'allenatore deve codificare un modo di comunicare, deve capire dal feedback dell'atleta se quel modo di comunicare lo rende più efficace nella prestazione sportiva. Immaginiamo un gioco del calcio, la pallavolo, ma anche uno sport individuale, che può essere uno sport di combattimento piuttosto che uno sport ciclico, benissimo, ma se io dico qualcosa ad un atleta è perché voglio che dall'atleta escano delle condizioni migliorative. Se questo non avviene, allora sono io che ho sbagliato, io che sono il coach ho sicuramente sbagliato. Quindi gli aspetti mentali della psicologia vanno collegati ed allenati insieme a quelli della fisiologia. Poi ci aggiungiamo la tecnica, poi ci aggiungiamo anche altre caratteristiche fondamentali, metti il caso la nutrizione. Ovviamente oggi parliamo d'altro, ma così ne approfitto per presentare altre due persone che sono nella Sport Science Academy, un altro anche lui molto noto negli ambienti, devo dire, social, Marco Perugini, che arriva da una doppia area, da personal trainer ma anche esperto in nutrizione, con laurea magistrale in scienze della nutrizione. Quindi anche lui fa parte della Sport Science Academy perché anche quest'area va allenata. Molte volte si dice, io sono un grande coach, un allenatore, ho allenato 20 anni, 30 anni e quindi faccio così. Sì, 30 anni fa. Adesso un bravo allenatore non può non pensare che il carburante che usa è
legata alla nutrizione e che la miccia che usa è legata alla psicologia. Alla fine hai una macchina che non si mette in moto e sicuramente se non hai il carburante giusto non funziona. E queste cose ce ne accorgiamo anche quando, devo dire, gli atleti fanno cose a lunghissima percorrenza. E qui abbiamo un'altra persona che fa parte sempre della Sports Science Academy, in questo caso è un atleta e quindi ovviamente lei mette in pratica le cose su se stessa e fa cose incredibili nelle Dolomite con la mountain bike. Molte volte ci fa vedere delle foto dove si lancia in cose incredibili che io dovrei avere il paracadute per simulare qualcosa che fa lei. Ecco, bene, in questo mondo di persone che entrano in questo concetto abbiamo visto un po' vari scenari. Chiaramente nel caso ad esempio di Laura nella mountain bike è la sua automotivazione, perché in quel caso non ha un coach che ha delle direttive, non ha un coach che la segue sulle montagne, ma lei deve chiaramente motivarsi, calibrarsi. Questo non avviene se ad esempio tu sei un personal trainer, tu sei un allenatore e hai a che fare con una squadra che deve raggiungere dei risultati, e quindi per raggiungere dei risultati oltre alla fisiologia bisogna chiaramente mettere anche tanta psicologia. Allora ti aspetto domani mattina alle 7:15, mi farebbe piacere se questo video lo condividessi, perché sono aspetti anche importanti da parlare, da diffondere, e poi commenta, perché io ci sono durante i video, commento sempre. Grazie, ci sentiamo domani alle 7:15.